Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con il rotto scudetto su FIFA 23. Oggi siamo qui con il Sassuolo, episodio molto molto importante perché come sempre cercheremo di trionfare con questa squadra di partenza. Ma prima di iniziare io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa serie. Infatti come dico sempre, ogni rotto scudetto deve raggiungere e superare i 5.000 mi piace, quindi mi raccomando, lasciate un bel like adesso, proprio in questo istante. L'avete fatto? Molto bene. Qui nello schermo vi metto anche rapidamente la classifica con tutti quanti i risultati. Se non avete visto degli episodi, andateli a vedere. Mi raccomando ragazzi, tutti i video sono importanti, tutti gli episodi sono un tassello del puzzle, quindi non perdete nessuna squadra. Vi siete recuperati tutti i video proprio in questo istante? Bravi, adesso possiamo iniziare con il Sassuolo. Questa è la base di partenza. Vediamo anche subito il budget che abbiamo in disposizione, 24 milioni. Guardiamo anche subito il giovane della primavera, che non si trova ovviamente nella brosa ma si trova nel vivaio. Vediamo un po' chi è. È un 69, Denis Rossi, che quasi sicuramente fa l'upgrade e messo esterno perché ha buona velocità, buona agilità e quindi si potrebbe mettere esterno. È un 69, non è male, non è male, lo possiamo utilizzare visto che ovviamente tutti quanti i giovani della primavera, o comunque il primo, quello più forte, ha un potenziale sempre di 99. Vediamo se messo punta fa più 3, attenzione, non è un esterno, è una punta che fa più 3 e diventa un 72. Beh, potremmo a questo punto anche sacrificare Pinamonti, perché c'è anche De Frel, c'è anche Alvaro Martinez, perché poi deve giocare, perché vi ricordo che nella simulata se c'è un attaccante in panchina più forte, poi in automatico il gioco fa giocare quello più forte, quindi non possiamo poi correre questo rischio. Comunque, cerco di studiarmi un po' la rosa, sarà lunga, quindi non vi rubo altri secondi, cerco di capire un po' come strutturare questo Sassuolo, cerco di vendere tutti i giocatori che non rientrano nei nostri piani e ci vediamo poi direttamente all'inizio del calciomercato in entrata, con ovviamente il giro anche della ruota. Piccola cosa molto importante, non siamo ancora all'inizio del calciomercato in entrata, non abbiamo ancora fatto niente, però vi devo far vedere delle cose, ovvero due giocatori molto molto importanti che possono essere richiamati. Locatelli è giocatore straordinario, Locatelli si blocca, si tiene, 24 anni, 82, straordinario per il Sassuolo ovviamente. Consigli non ce ne frega assolutamente niente, poi dopo lo prendiamo in considerazione. Adesso occhio a Raspadori. Allora, Raspadori ha un grande problema, io ovviamente lo richiamo, però quando ho fatto il Road to Scudetto con il Napoli, se non erro, ho visto se Raspadori poteva fare un'altra posizione e purtroppo guardate qua, non può fare niente. Ci mette 92 settimane per fare l'esterno, 30 settimane per fare la punta, è troppo tempo raga, è troppo tempo. È vero che ha un grande potenziale, potremmo utilizzarlo trequartista, però purtroppo, da trequartista volevo dire, però purtroppo non abbiamo il trequartista nel modulo e il regolamento ci impone di mantenere questo modulo qui. Quindi che cosa facciamo con Raspadori? È un peccato raga, è veramente un peccato. Adesso vedo un attimo se magari aspettare 30 settimane, però poi c'è il giovane della primavera che è una punta e quindi poi dopo ci salta il giovane, oppure se vendere Raspadori, fare cassa e prendere magari qualcuno che ha, diciamo, un ruolo che a noi serve. Raspadori quanto vale? Vale 27 milioni, si potrebbe vendere per 35-40 milioni, quindi sono comunque tanti soldi. Non lo so ragazzi, non lo so ancora, comunque ripeto quello che ho detto adesso, ripeto quello che ho detto due istanti fa, mi studio un po' la situazione e poi vi aggiorno. Calciomercato in uscita terminato. Allora, vi faccio vedere un po' il budget, 99 milioni, siamo anche riusciti a piazzare Raspadori all'Ajax e abbiamo fatto un bel po' di soldini. Allora, per quanto riguarda centrocampo e attacco, io non tocco niente perché tra noi a sinistra ha fatto anche l'upgrade, così come Berardi, e sono entrambi giocatori straordinari che vanno confermati. Rossi confermato, centrocampo con Locatelli, Frattesi e Lopez, 78, 24 anni, c'è pure Enrique che ha 24 anni per un 74, lo utilizziamo come panchinaro. Tutti i colpi vanno fatti in difesa, bisogna però purtroppo, come vi ricordo, fare solo 3 acquisti, questo è il regolamento, questo dice il regolamento, quindi 3 giocatori. Dove andiamo a interveniamo? Allora, io direi di dare priorità ai due centrali, perché nella
maniera simulata, secondo me sono fondamentali, più importanti dei terzini. Poi a destra possiamo tranquillamente giocare con lui alla prima stagione, e quindi l'altro acquisto o lo facciamo a sinistra oppure cambiamo il portiere, che è Consigli, che ha 79 ed ha 35 anni, quindi non lo so. Occupiamoci prima dei difensori centrali e poi valutiamo se cambiare il terzino sinistro oppure il portiere. Ruota schermo quindi, facciamo una bella mescolata e poi giriamo. Potrebbe anche uscire Termina calciomercato, quindi bisogna stare molto molto attenti, perché se esce Termina... No! Ragazzi, si è visto, non so perché, ma si è visto male la scritta. Comunque, Termina calciomercato. Siamo rovinati. Siamo letteralmente rovinati. Non possiamo fare nulla. Termina calciomercato. Incredibile. Ci tocca giocare con Ruan, che ha 23 anni ed è un 66. Con Romagna, che è un 69. E con Consigli, che tiene 40 anni. 49 anni. Si è messi malissimo. Niente. Ragazzi, purtroppo è la legge della ruota. È successa la stessa identica cosa anche al Milan, se vi ricordate. E quindi niente. Quindi bisogna fare così. Allora, posso però richiamare qualcuno dal prestito, c'è un 67 di 19 anni che è in prestito e lo possiamo richiamare. Non è male, si può utilizzare. E poi non ho nessun altro di interessante. Potrebbe giocare quindi lui, dentro, è un 68, eccolo qua. Flamingo, 68, 19 anni e Romagna 69. Niente, ragazzi, purtroppo non possiamo fare nulla, bisogna rispettare la ruota. La ruota ha sempre ragione. Mi metto un attimo qui con il turbantello e cerco di mettere tutti quanti i piani di crescita. Eccomi qui signori, ho fatto alcuni obiettivi importanti per quanto riguarda la primavera e infatti lì adesso il nostro punteggio fiducia è molto alto, 93, così almeno riusciamo forse a sopperire alla mancanza difensiva, ecco, che abbiamo in questo momento. Non ci resta a questo punto che simulare e pregare di non essere esonerati. Ci vediamo direttamente alla fine. Nel frattempo abbiamo già vinto con il Milan, vinto con il Lecce e pareggiato 1-1 con la Lazio. Non male come inizio. Ci vediamo alla fine del mese di maggio per tirare le somme di questa prima stagione con il Sassuolo senza difesa. Siamo arrivati alla fine della stagione e siamo ancora qui. Siamo ancora qui, non siamo stati esonerati. Verde addirittura, verde senza fare calciomercato. Vediamo un po' come siamo messi in classifica. Ottavi con 61 punti. Secondo me abbiamo fatto una stagione straordinaria. Cioè, non abbiamo praticamente fatto mercato, abbiamo giocato con dei difensori centrali che fanno vomitare, anche se effettivamente Flamingo da 68 è arrivato a 72, Romagna 72, comunque Consigli è calato solo di 2. Tutto sommato, comunque, la squadra così schifo non fa. Immaginatevi un Sassuolo con un 80 qui e un 80 qui. Potevamo forse arrivare già in Champions League, potevamo forse già essere quarti, arrivare quarti, arrivare quinti, non lo so, però purtroppo indietro non si può tornare. Questa qui è la squadretta, con Rossi 74 che ha poca lucidità, quindi forse si è fatto male. No, perché è esploso Pinamonti, porca misera, 79, io l'avevo messo sul mercato Pinamonti, però purtroppo mi è uscito Termina calciomercato e quindi poi in automatico ho dovuto interrompere anche il calciomercato in uscita. Non potevo svincolarlo, non potevo venderlo, non potevo fare nulla, cavolo. Cercheremo di piazzare Pinamonti, così lasciamo spazio a Rossi, perché ha un potenziale molto più alto di Pinamonti. Bene Berardi, bene Traoré. Ok, voglio concludere questa prima annata andando così per curiosità a vedere le statistiche. Voglio vedere Berardi quanti gol ha fatto. Vediamo, capocannoniere Berardi 24 e 8 assist. Pinamonti ha fatto bene, cavolo. Traoré 12-4, Fratelli 7-8, Lopez 2-9. Bisogna capire un attimo qui cosa fare, perché Pinamonti è più forte, è un 79, quell'altro è un 74. Però ragazzi, Pinamonti poi si bloccherà, invece quell'altro ha un potenziale molto 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 più grande. Non lo so, bisogna vedere cosa ho fatto, non lo so, sto andando su impostazioni. Andiamo subito su sul calendario e ci vediamo all'inizio della seconda stagione, sperando questa volta di non terminare il nostro calciomercato ancora prima di iniziare. Il Borussia Dortmund vince la Champions League? No, ma mi sa che la Conference, vabbè, forse si è buggato. La Fiorentina vince la Conference League? Sì, la Fiorentina, no aspetta, la Fiorentina ha vinto la Conference e quindi veramente il Borussia ha vinto la Champions. Vabbè, chi se ne frega. Vediamo subito la formazione, che è questa qui con il budget. Ma come? È meno budget di prima. Ma io non ho fatto calciomercato, erano 99 milioni. Mi hanno tolto il budget. Ma scusa, ma il budget non si sommava a quello che avevo prima? Mi hanno tolto i soldi, se li sono presi. Cioè, la prima volta che succede in vita mia. Cioè, ma assurdo. Fatto sta che possiamo subito girare la ruota adesso. Facciamo una bella mischiata, raga. Una bella mischiata, una bella mescolata. E giriamo, perché il difensore centrale barra portiere, forse è meglio prendere il portiere, deve... No, non ci credo. Termina cal... No,
No, ragazzi, non sta accadendo per davvero. Due volte di fila termina calciomercato. Non stiamo facendo nulla. Ragazzi, è scandaloso. Cioè, non posso far nulla. Io non c'ho parole. Io veramente non c'ho parole. Non posso fare calciomercato. Quindi si continua così, si continua con consigli 76. Non ci credo. Porca di quella miseria. Vabbè, non posso neanche vendere Pinamonti, perché è finito il calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Posso solo rinnovare i giocatori che hanno il contratto in scadenza. Quindi mi metto qui con il turbantello e li rinnovo tutti quanti. Ok, ci sono, ragazzi. Ho controllato come sempre ogni cosa, piani di crescita, ho fatto tutto. Ho fatto tutto e niente, più di così non posso fare. Bisogna stare attenti a consigli. Purtroppo non posso neanche utilizzare Turati, perché Turati ha un grande potenziale, ma non posso vendere neanche i giocatori. Termina calciomercato. Non posso svincolare consigli per far giocare Turati. Non posso svincolare Pinamonti per far giocare Rossi. Quindi in teoria la squadra è questa qui. Ragazzi, è veramente clamoroso quello che sta accadendo. Per due volte di fila non siamo riusciti a fare calciomercato e quindi non ci resta che andare direttamente alla fine della seconda stagione. Non abbiamo ancora fatto effettivamente nulla e sarebbe clamoroso riuscire a vincere lo scudetto così, tipo così a caso, a solo primo. Andiamo. Siamo arrivati, ragazzi, ufficialmente alla fine della seconda stagione senza calciomercato. Siamo arrivati sesti con 70 punti senza comprare neanche un giocatore. Lì in alto c'è l'arancione, c'è il pollice arancione. Vediamo un attimo che voto abbiamo, che numero abbiamo. 60, perché ovviamente siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo della qualificazione alla competizione europea. Giusto, ce l'abbiamo fatta. Guardiamo un attimo la rosa, perché consigli non ha giocato, perché nel frattempo è cresciuto Turati. No, non mi ha giocato nessuno. Chi mi ha giocato? Tutti quanti 0 di lucidità. Chi mi sta giocando? Stiamo giocando senza portiere. Turati comunque è il più forte in questo momento e quindi sta giocando lui, forse, spero. Pinamonti continua il suo percorso di crescita, infatti è 81 e sta bloccando purtroppo la crescita del nostro giocatore, dell'Armavera, che è solo un 77, però evidentemente Pinamonti sta facendo bene. Berardi 90, Traoré 87, con Flamingo 77, vediamo se riusciamo almeno nella prossima stagione a fare qualche colpicino, perché sto registrando da 45 minuti e non ho ancora fatto nulla, cioè veramente non ho fatto niente. Guardiamo per curiosità un attimo le statistiche per capire se Pinamonti sta facendo bene. 81, e ragazzi, allora è uscito termina calciomercato, quindi non potevo neanche vendere Pinamonti, però sinceramente un Pinamonti che mi fa 24 gol in 40 partite, forse potrebbe anche essere confermato. Molto bene Benardi, molto bene Traoré, molto bene anche il centrocampo, con Rossi che però quando ha giocato ha fatto bene, 7 partite, 2 gol, quindi comunque la media è buona. Non lo so, vediamo, l'importante comunque è che abbiamo mantenuto la panchina. Non ci resta a questo punto che andare direttamente all'inizio della terza stagione, sperando questa volta di poter comprare qualcuno. Siamo arrivati alla terza stagione con un budget di 114 milioni. Allora, calmi ragazzi, calmi, perché se esce davvero termina calciomercato potrei davvero abbandonare la nave, Chiudo tutto, una bella mescolata e una bella girata. Ruota schermo, vediamo un po' che cosa esce. Oh, termina mercato è passato. Portogallo-Argentina, Portogallo ha vinto, qua c'è scritto Portogallo. Individuato il difensore centrale portoghese, Diogo Leite, gioca nel Porto, 25 anni, portoghese, non paghiamo la clausola rescissoria di 31 milioni e vediamo un po' che prezzo ci fanno. Possiamo mettere come contropartita il nostro consigli che si vuole ritirare, quindi forse ci danno il prezzo, vediamo 21 milioni. Beh, potrei accettare, vediamo un po' se riesco a calare magari a 18 più clausola del 25.000%, vediamo se così accettano, che cosa ci dicono, che accettano. Quindi preso il primo giocatore di questo video alla terza stagione. Incredibile, ce l'abbiamo fatta, sono quasi emozionato. A questo punto quindi non ci resta che mettere Romagna in panchina. E Leite è un 78. Si poteva prendere qualcuno più forte, però andiamoci piano, anche perché mi servono i soldi per cambiare il portiere e anche il terzino sinistro. Quindi non ci resta che armarci di nuovo di ruota, fare una bella mischiata e girare. Basta, termina calciomercato, per favore, mi serve un portiere e un terzino sinistro. Ok, Italia, yes, un portiere italiano oppure un terzino sinistro italiano. Individuato l'italiano, signori, eccolo qui, Udoge, gioca nel Tottenham in questo momento. Contattiamo subito la squadra di Antonio Conte e cerchiamo di strappare un giocatore favoloso con un potenziale della Madonna. Mettiamo consigli come contropartita e loro ci guardano male. Il baghettino con Conte non funziona, aspettiamo 7 giorni. Il baghettino ha funzionato, ma mi sa che c'è stato un
errore. Forse hanno invertito l'8 col 3. Ma quanto costa, ragazzi? Ma what's your name? Ma what are you? Quanto costa, porca di quella miseria? Allora, provo ad abbassare un po', faccio 70 milioni. Dobbiamo anche prendere il portiere, quindi stiamo attenti. C'è anche Turati, però 83,9. Porca di quella miseria, Conte, ma sei impazzito. 77, cosa ci dicono? 83. Io lo chiudo ad 83. Lo voglio a tutti i costi. Poi aspettiamo, perché devo piazzare ancora qualcuno, perché non stiamo neanche facendo il calciomercato in uscita. Quindi ho delle cessioni da fare e quindi posso accumulare qualche spicciolino per poi prendere un portiere. Magari non prenderemo un grande portiere, però possiamo prendere un portiere tipo un vecchiaccio di 87-88 che ci tampona un attimo quella zona. Facciamo il contrattino di Udoge. Porca misera, non mi aspettavo un valore così alto. Però evidentemente sarà già fortissimo, non c'è neanche l'overall, quindi vuol dire che è sotto l'82, ma sarà tipo 81. Allora, sono riuscito a piazzare Pinamonti all'Inter, tra l'altro, quindi ci sta. E così abbiamo la possibilità di lanciare Rossi. Ma non solo, abbiamo la possibilità adesso di fare un grande colpo in porta. Però effettivamente forse ci conviene prendere il terzino. Perché? Perché lui è un 75, ha 29 anni, Turati comunque ha un grande potenziale, quindi potremmo puntare su Turati. Non lo so, dipende molto anche dalla nazionalità che ci esce. Quindi mettiamo la ruota a schermo e facciamo un paio di giri per mischiare un po' le carte. Ecco fatto. Vediamo un po', ho mischiato per 47 minuti. Termina calciomercato di nuovo. Uruguay, porca miseria. Purtroppo la ruota ci costringe ad andare sul terzino. Andiamo su Oliveira, che è un terzino sinistro, ma in due settimane diventa ovviamente un terzino destro. E non possiamo far altro, non possiamo cambiare il portiere perché non c'è nessuno. Mettiamo consigli come contropartita, vediamo che cosa ci dicono. Che vogliono 31 milioni, ok, facciamo una bella controfferta, cerchiamo di calare, facciamo magari 27,9 senza clausola rescissoria, senza clausola sulla rivendita. Hanno detto sì, ADL ha detto sì. Chiuso il terzo e ultimo colpo di questa sessione di calciomercato. Faccio il contrattino e poi controllo un po' piani di crescita, contratti scadenza e robe varie. Tutto fatto, ragazzi, ho controllato ogni cosa. Questa qui è la squadretta con... ah no, aspetta, non ho messo il terzino. Eccolo qua, Oliveira in campo, con Turati che quindi viene confermato, perché vi ricordo che possiamo fare massimo 3 acquisti, quindi non possiamo cambiare Turati, lo cambieremo l'anno prossimo. Però occhio, perché se Turati continua a crescere, magari diventa un 80, potrebbe anche essere confermato, così l'anno prossimo poi ci concentriamo sui difensori centrali, soprattutto lui che è ancora un 77 ed è qui dall'inizio. Allora, questa qui è la squadra con Rossi 78. Vediamo un po' se riesce a fare almeno più 4. Devi diventare 82 Rossi. Mi raccomando, fai il bravo. Non ci resta a questo punto che simulare. Ci vediamo alla fine della terza stagione con il Sassuolo. Quindi maggio 2025. Siamo arrivati alla fine della stagione. Vittoria della Conference League. Ce l'abbiamo fatta. E forse questa vittoria ha salvato la panchina. Guardiamo subito la classifica, perché siamo arrivati. È un brutto presentimento. Sesti con 62 punti, però purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo della qualificazione alla Champions League. Però abbiamo vinto la Conference, avevamo l'obiettivo di vincerla e ce l'abbiamo fatta. E forse abbiamo mantenuto la panchina proprio grazie a questo trofeo. 64 di valutazione. Bene, molto bene. Continua il nostro percorso. Turati non è cresciuto. Ma come? Ma era 75 anche prima. Ma cosa è successo? Non ha giocato, è impossibile. Ha giocato per forza. Rossi 81, bravo. Ti avevo chiesto gli 82, ma comunque sei cresciuto e va bene lo stesso. Udoge 88, che giocatore incredibile, mamma mia. Oliveira 83, molto bene. Berardi 92, Traoré 82. Si è fermata anche un po' Lopez. Locatelli e Frattesi comunque continuano ad essere belli potenti. Lopez è un po' fermato, ma ancora 27 anni. Occhio alla difesa, perché mi sa che l'anno prossimo bisogna migliorare per forza questo reparto qui. Ma adesso c'è il dubbio Turati, perché Turati è un 75 e purtroppo non è cresciuto. Perché non è cresciuto non si sa. E l'anno prossimo mi sa che bisogna cambiare per forza il portiere, perché nelle simulate il portiere è veramente importante. Voglio però vedere le statistiche, perché il capocannoniere è Berardi 29, Traoré 18, Rossi ha fatto solo 14 gol. Segnava di più Pinamonti, però Rossi ha un potenziale più alto, quindi speriamo che riesca a venir fuori, diciamo, tutto il talento che ha dentro. Non ci resta a questo punto che simulare e ci vediamo all'inizio
all'inizio della quarta stagione, sperando di poter fare un grande colpo in porta e uno anche in difesa. Quarta stagione iniziata, budget di 113 milioni. Allora, i punti deboli già li sapete, non ci resta quindi che armarci nuovamente di ruota e sperare una bella nazionale, perché abbiamo bisogno di prendere un portiere. Mi dispiace per Turati, però purtroppo non sta crescendo. Noi la possibilità gliel'abbiamo data, però lui purtroppo non l'ha sfruttata. Italia! Sì, 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 buono, perché l'Italia ha tanti portieri italiani molto forti. Donnarumma in scadenza! Donnarumma in scadenza! Allora, ci sono tantissimi portieri, Ci ho provato per Donnarumma, ho visto, l'ho cercato e ha il contratto in scadenza. Allora, metto Turati che vale solo 5 milioni come contropartita e poi ne metto 100. 100 più Turati. Turati al PSG. Cosa ci dicono? 106, 106. Allora, abbassiamo, facciamo 103 più clausola del 15%, anche perché Donnarumma non verrà mai ceduto. Affare fatto, chiuso, chiuso, chiuso. Donnarumma riparte dal Sassuolo e questo è un grande colpo, ragazzi. Noi riusciamo a prendere il difensore centrale perché dovevo fare due colpi, però un Donnarumma in scadenza e non ci ricapita più. Non ci ricapita più. Potevo prendere un portiere più scarso, un 83, un 84, ce ne sono tanti, però questa è un'occasione che capita solo una volta. Occhio, perché forse non riusciamo a prenderlo, porca di quella vacca. Donnarumma, non puoi chiedere così tanti soldi. 165 più il budget più il bonus, ha accettato. Donnarumma ha detto sì. Donnarumma al Sassuolo, ci è andata bene. Grandissimo colpo. Questo potrebbe veramente fare la differenza e occhio, perché possiamo vincere secondo me adesso. Fatto, signori, ho controllato tutto, sono riuscito a fare ogni cosa. Donnarumma confermato lì, sono riuscito a vendere qualche panchinaro per riuscire poi di conseguenza a rinnovare tutti quanti i giocatori che avevano il contratto in scadenza. Siamo comunque coperti in ogni posizione del campo. L'anno prossimo investiamo tutto il budget per cambiare un difensore centrale, se ci riusciamo forse anche due. Questa è quella squadretta, siamo veramente molto 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 forti e occhio, perché Donnarumma, come ho detto due istanti fa, potrebbe fare la differenza nella simulata. Non ci resta a questo punto che simulare e ci vediamo direttamente alla fine della quarta stagione. Vediamo quello che riusciamo a fare. Andiamo. Siamo arrivati alla fine della stagione. Coppa Italia persa con la Juventus 2-1. È arancione lì, è arancione. Questo è l'importante, perché con l'arancione riusciamo a mantenere la panchina. Guardiamo subito la classifica, perché siamo arrivati terzi con 73 punti. La Juventus che domina. Però siamo riusciti comunque ad arrivare in Champions e questo era l'obiettivo che ci chiedeva la società. Guardiamo subito la rosa, perché Rossi è cresciuto molto molto bene. Dopo guardiamo anche le sue statistiche. Lopez 83, Flamingo 79, Leite 83. Allora, Leite potrebbe anche restare, perché ha 27 anni e comunque ha un buon potenziale. Bisogna però cambiare per forza Flamingo. Io investirei tutto il budget per cambiare Flamingo, che ha anche il ruolo turnover se non erro. E poi lo mettiamo in panchina, così di conseguenza miglioriamo anche la panchina e prendiamo un grande giocatore. Quindi, come abbiamo fatto con Donnarumma, facciamo la stessa identica cosa qui per il difensore centrale. Prima però di avanzare voglio vedere così al volo le statistiche, voglio vedere se il nostro attaccante sta facendo bene, perché deve fare più gol. Vediamo, no, è sempre Berardi che il capocannoniere con 32, Traoré con 21, Rossi solo 14 reti. Allora, fortunatamente per Rossi noi dobbiamo cambiare altre posizioni, però se Rossi continua a salire di overall, però purtroppo nella simulata non rende, occhio, perché potremmo anche cambiare attaccante. Adesso bisogna concentrarci sulla difesa, perché purtroppo abbiamo fatto i primi due anni in cui non siamo riusciti a cambiare nessuno praticamente, per colpa del termine calciomercato che è uscito per due volte consecutive. Ma una volta sistemata la difesa, spetterà poi a Rossi darci una grande risposta nel frattempo. Vabbè, comunque, avete capito quello che ho detto, anche se mi sono spiegato male. Non ci resta a questo punto che avanzare, ci vediamo all'inizio della quinta stagione. Giriamo la ruota e tutto il budget per il DC. Siamo arrivati, inizia la quinta stagione, guardiamo il budget: 133 milioni, molto 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 bene. Non ci resta quindi che armarci di ruota, fare una bella mescolata e poi girare, perché Flamingo deve prendere il volo. Vediamo un po', occhio a termine calciomercato che è lontano. Cit 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 cit. Che è lontano, era molto lontano, era lontano, però poi si è avvicinato, porca di quella miseria. Termina calciomercato, incredibile, cioè su 5 stagioni per 3 volte non siamo riusciti a far nulla, cioè è incredibile. Flamingo è ancora titolare, cioè sarà Flamingo che sta manomettendo la ruota.
ruota. Cioè, non ho, non lo so, raga, non lo so. Però Flamingo, 23 anni, 79. Niente, non possiamo far nulla. Calciomercato bloccato, sia in entrata sia in uscita. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna solo rinnovare i giocatori che hanno il contratto in scadenza. Tutto fatto, ragazzi. Ho controllato ogni cosa e sono riuscito anche a fare degli obiettivi. Questa, quindi, è la squadretta della quinta stagione. È clamoroso, comunque, eh? È veramente clamoroso. 5 sessioni di calciomercato totali. Siamo riusciti solo a farne 2, perché per 3 volte non abbiamo fatto niente. Avanziamo fino alla fine, quindi, della quinta stagione, e speriamo di non essere esonerati, perché non ce lo meritiamo. Signori, 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 ci stiamo avvicinando alla finale di Champions con il Real Madrid. Attenzione, attenzione, vittoria intanto con Salernitana, Fiorentina, Torino, Bologna e vittoria ai rigori. Abbiamo vinto anche la Champions. Abbiamo vinto anche la Champions. E dico anche la Champions perché abbiamo vinto anche il campionato. Abbiamo fatto una caterva di vittorie, eh. Secondo me siamo tipo a 100 punti. Abbiamo distrutto tutti. In Champions League abbiamo fatto fuori il Barcellona agli ottavi. Poi abbiamo fatto fuori la Juventus ai quarti, la Roma in semifinale. E poi abbiamo vinto ai calci di rigore con il Real Madrid 4-3. E in campionato abbiamo fatto una caterva di vittorie. Siamo a rischio esonero, con tutto questo siamo a rischio esonero. Guardiamo la classifica così per sicurezza, ma dovrebbe essere campionato vinto. Vediamo, primo posto, non di tanto, 88-84, solo di 4 punti. Porca miseria, mi aspettavo di più, ma chi se ne frega, abbiamo fatto un capolavoro. Il Sassuolo vince in 5 anni, ma per 3 anni non siamo riusciti a fare il calciomercato. Cioè, praticamente non abbiamo fatto nulla. Abbiamo vinto questo campionato, abbiamo vinto anche la Champions League. Cioè, questo è un Road to Champions, un altro po'. Con Flamingo, raga, eroe, eroe del canale, eroe della serie, eroe del video, eroe della carriera. Flamingo, 80 di overall, giocatore che è stato richiamato dal prestito ed era un 68, se non erro. È stato lanciato lì perché non potevamo prendere nessun altro difensore centrale per colpa della ruota, ed è rimasto qui per sempre. Ha manomesso la ruota anche negli altri anni, così da restare titolare. È un genio, è il mio idolo. Complimenti a tutti i giocatori. Praticamente non abbiamo neanche toccato il centrocampo, perché Locatelli l'abbiamo richiamato, Frattesi c'era già e Lopez c'era già, Rossi dell'Armavera, Traoré c'era già e Berardi c'era già. Praticamente non abbiamo fatto nulla noi. Abbiamo solo migliorato la difesa, però in realtà Flamingo c'era già, quindi abbiamo preso Udoge, Leite, Oliveira e Donnarumma. Con 4 acquisti in 5 anni siamo riusciti a vincere il campionato e anche la Champions. Credo che questo sia un record incredibile. Quindi ricapitoliamo il tutto. Qui nello schermo vi metto la classifica aggiornata. 5 anni, ragazzi, 5 anni per vincere tutto, e il Sassuolo va sopra a tutte quante le altre squadre che hanno vinto in 5 anni, perché il Sassuolo ce l'ha fatta praticamente senza neanche fare calciomercato. E poi, a parità di punteggio, si guardano le altre competizioni e il Sassuolo ha vinto anche la Champions League. Quindi il Sassuolo sopra a tutte le squadre che hanno fatto 5 punti, anzi, scusatemi, che ci hanno messo 5 stagioni. Togliamo la classifica e guardiamo per curiosità le statistiche, perché il capocannoniere è sempre lui, ragazzi, Berardi, che è arrivato addirittura a 94, 32 anni, meno male che abbiamo vinto, perché tra un po' Berardi andava pure cambiato. 94 di overall, 32 reti e 9 assist. Denis Rossi, anche lui, signori, 87, però non è mai riuscito a segnare una caterva di gol, 20 sono comunque abbastanza, però da lui ci si aspetta un po' di più. Lopez, straordinario, 19 reti e 7 assist, straordinario anche Traoré, straordinario anche Frattesi con 16 assist e 17 reti, e Flamingo, signori, che si porta a casa 5 reti. Bravo, 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 bravo. Signori, il video finisce qui. È stato un video veramente strano, in cui per 3 anni non abbiamo fatto niente, abbiamo solo rinnovato tutti quanti i contratti e fatto gli obiettivi per non essere esonerati. Abbiamo però fatto un capolavoro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me. Io vi saluto e vi ringrazio, e come sempre, però, prima di salutarvi, vi invito a lasciare un bel mi piace, perché quello che siamo riusciti a fare oggi con il Sassuolo merita assolutamente il mi piace. Io vi saluto qui dal Sassuolo, campione del mondo, con Flamingo e tutto. Ci vediamo domani. Bella!